Allora quest'idea di questa serata in verità viene da un'iniziativa che è stata realizzata dal Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità assieme al Collegio Rabbino Italiano qualche mese fa, che ha promosso alcuni incontri sui rabbini italiani dei primi del Novecento, la prima metà del Novecento, i rabbini romani, i rabbini di Milano, i rabbini toscani, i veneti, per cui anche in quell'occasione c'è Abba Bibbe, Abba Ichetti, e quindi come che ce l'abbiamo voluto ripetere qui a Milano una riflessione sul rabbinato di Milano, anche perché capire quelle che sono state le politiche rabbiniche ci fa capire molto, e forse il passaporto più utile per accedere a quella che è la fotografia sociopolitica, religiosa, sociologica della comunità. Per esempio, basta leggere alcuni discorsi di insediamento dei rabbini per capire e per toccare con mano quella che è l'atmosfera, quelle che sono le urgenze, le emergenze del momento che la comunità sta vivendo. Questa sera parleremo di tre rabbanim che sono Alessandro Dafano, Gustavo Castelbolognesi e Manno Friedenthal. E quindi, come ho detto all'inizio, parliamo dei primi del Novecento, perché se dovessimo parlare di tutto il Novecento dovremmo ovviamente parlare pure di Alcubciosky, di Rabshamad e di Laplayas, che quando abbiamo il rabbino in 100 anni, che quando abbiamo fissato questa serata Laplayas ancora era con noi, e ovviamente anche a loro va un nostro pensiero particolare. Io inizierei con lo storico e Dario Zantovoghera, direttore del CEDEC, che ci dà un'inquadratura anche storica del rabbinato, anche in generale, dei primi del Novecento. Poi darei la parola a Vecchietti e a Mabibbe per concludere. Grazie. Con il permesso dei maestri è un po' intimidente parlare di rabbini di fronte ai maestri, però naturalmente la mia è un'impostazione del tutto storica. E io mi sono occupato a lungo del ruolo e della funzione dei rabbini nelle comunità ebraiche, in particolare in età contemporanea, e le figure delle quali sostanzialmente fra i presenti l'unico che veramente ne sa qualcosa era Vrichetti, come dal punto di vista delle dinamiche della loro presenza nella comunità ebraica milanese, rientrano in un percorso di grande trasformazione del ruolo del rabbinato negli ultimi due secoli, sostanzialmente in Italia e naturalmente in Europa, ma parliamo nello specifico dell'Italia, sulle quali queste trasformazioni, diciamo, bisogna averle un po' presenti per capire poi che tipo di funzione hanno assunto in una comunità relativamente nuova ma in grande crescita come quella milanese all'inizio del Novecento queste tre figure. E si capiranno forse anche quanto quei problemi che nascono ancora nel periodo dell'emancipazione hanno ancora una certa ricaduta nelle dinamiche dei rapporti fra
la comunità e fra le singole famiglie di ebrei e la figura del rabbino adesso, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista di punto di riferimento e quant'altro. Quello che va tenuto in considerazione è che con l'emancipazione, cioè con quel percorso che ha portato gli ebrei in Italia, adesso parliamo nello specifico dell'Italia, ad acquisire in maniera relativamente rapida, diciamo, una equiparazione di diritti e doveri, quindi di diritti di cittadinanza rispetto agli stati di appartenenza e poi nell'unità d'Italia al Regno d'Italia, questa dinamica di equiparazione, di emancipazione ha contribuito in maniera decisiva a cambiare le forme della comunità e nello stesso tempo anche il ruolo del rabbino all'interno della comunità. E in precedenza si era arrivati da secoli di uno standard di formazione del corpo rabbinico e di rapporti fra il rabbino e le comunità ebraiche che era si era mantenuto costante nel corso di diversi secoli ed era caratterizzato da una funzione particolarmente rilevante e importante del rabbino all'interno della comunità. I processi di formazione in effetti erano anche diversi, anche in Europa, in Italia per esempio non c'erano le yeshivot, c'erano altri tipi di processi di formazione del sapere rabbinico, però i testi più o meno erano gli stessi e la funzione era determinata da un grado di autonomia concesso dal potere politico alle comunità ebraiche, per cui i rabbini potevano in qualche modo esercitare in un certo grado le loro due funzioni fondamentali, che erano quelle di maestri, riconosciute sempre prima e anche durante l'emancipazione, ma anche e soprattutto la loro funzione di giudici. Cioè il diritto ebraico era in parte riconosciuto e applicabile all'interno delle comunità, e a seconda naturalmente dei diversi poteri politici e degli stati di riferimento nella penisola italiana, ma tutto sommato c'era un certo grado di autonomia, funzionavano Batei Din e c'era un certo anche potere giuridico effettivo nelle mani del rabbino e del corpo rabbinico in generale. Con l'emancipazione, quindi con l'equiparazione e quindi con la sottrazione dell'autonomia anche solo parziale dal punto di vista giuridico delle comunità ebraiche, gli ebrei diventavano cittadini come tutti gli altri e quindi sottoposti alla legge dello Stato, questa funzione di giudice sostanzialmente non è che veniva a mancare, ma in qualche modo risultava indebolita e in più la funzione del rabbino all'interno della comunità andava modificandosi. Il primo episodio di questa trasformazione fu il Sinedrio voluto da Napoleone all'inizio del 1800, 1806, 1807, in cui proprio la funzione del rabbino veniva sottoposta a giudizio e si chiedeva ma che funzione ha questo rabbino, che cosa significa per la comunità e soprattutto a quale legge. Certo, è un punto di riferimento per la comunità, ma a quale legge si riferisce? Alla legge dello Stato o alla legge, o alla legge ebraica? E se ci sono dei contrasti fra le due legislazioni, che tipo di risposta dà il rabbino di fronte a queste problematiche? Lì la risposta dei rabbini riuniti in Sinedrio fu particolarmente sibillina, anche perché il rabbinato italiano, quello francese e quello tedesco mandarono al Sinedrio quelle che avremmo chiamato adesso le seconde linee, in qualche modo, gente un po'... sì, si capiva che insomma il Napoleone aveva bisogno di una decisione, ma... non ricordo
No, sì, non... alla richiesta di mandare dei rabbini, scrive che le comunità sono già ampiamente rappresentate, autorevolmente rappresentate, quindi loro non mandano nessuno. La comunità di Livorno. La comunità di Livorno, no, ma è chiara questa. Tanto va mandato. Sì, sì, ma è il presidente, è un segno. Vicepresidente, sì, 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 alcuna, no, poi diventano importanti dal punto di vista politico, ma quello che vi lasciamo perdere il sinedrio, anche perché sennò andiamo troppo lontano rispetto a quello che succede poi a Milano all'inizio del Novecento, cerchiamo di avvicinarci. La cosa interessante è che con Napoleone e sempre più nel corso degli anni il rabbino viene considerato un rappresentante, ipotetico possibile rappresentante politico della comunità ebraica, perché viene proiettata sulla figura del rabbino, che è il capo spirituale di una comunità religiosa, quello che nell'Europa cristiana è l'immagine di una comunità religiosa. Se c'è una parrocchia è rappresentata dal parroco, se c'è una parrocchia ebraica, lasciatemi questo termine, è rappresentata dal rabbino, e quindi l'immagine pubblica è quella del rabbino che rappresenta, il che apre un primo grande contrasto, perché nel corso della storia dei rapporti fra i notabili, chiamiamoli così, che organizzano le comunità ebraiche e le rappresentano nei confronti dell'autorità pubblica e i rabbini, è una lunga storia di contrasti a partire dal Medioevo in avanti, e questa immagine pubblica nuova e rinnovata in qualche modo inserisce un coltello in una piaga aperta e apre delle problematiche importanti di grande rilievo. Questo è un primo elemento importante. Secondo elemento è che al rabbino a volte, in alcune situazioni, vengono assegnate delle funzioni di ufficiale di stato civile. Adesso, nello stato italiano attuale, il rabbino ha una funzione di ufficiale di stato civile. Nella celebrazione dei matrimoni, nella celebrazione dei funerali e quant'altro, gli vengono riconosciuti questi. Addirittura ci sono dei momenti, dei periodi, delle situazioni particolari in cui addirittura i rabbini sono i responsabili della tenuta delle anagrafi, che è una funzione fondamentale di controllo sociale. In qualche modo questa funzione civile cambia l'immagine pubblica, ma anche la funzione del rabbino all'interno della comunità e in rapporto alla società non ebraica in generale. Quindi c'è una grandissima trasformazione. In parallelo avvengono altri momenti di trasformazione. La perdita molto rapida, repentina, di sapere ebraico diffuso, che nelle comunità dei ghetti, nelle comunità dal Medioevo in avanti, era comunque un sapere condiviso e c'era un livello di conoscenza a volte anche esagerato dalla storiografia, ma comunque sicuramente superiore a quello che c'è adesso o che c'era nell'Ottocento. La perdita quindi di sapere condiviso andava a concentrare sempre di più sulla figura del rabbino l'immagine di una personalità che non era soltanto il maestro che dal pulpito della sinagoga esercitava le sue funzioni di predicatore, di maestro, o che gestiva la funzione che era sempre stata nel corso dei secoli una delle sue funzioni centrali, cioè l'educazione a vari livelli nella comunità, ma diventava sempre di più, ed è sempre di più anche adesso, ahimè, temo, però lo sento, il custode della tradizione. Viene delegato in maniera impropria dalla gran parte della comunità che si secolarizza seguendo il grande trend della società contemporanea in generale, viene delegato ai rabbini la funzione in qualche modo sacrale
di custode della tradizione. Per cui in maniera abbastanza paradossale i rabbini, che vengono nella loro formazione come classe anche di sapienti, nascono addirittura quasi come sostituti e in contestazione in alcuni casi alla casta sacerdotale che non esisteva più dopo la fine del Secondo Tempio, in maniera paradossale con la secolarizzazione della società riassumono in maniera ipotetica, perché naturalmente nessuno gli conferisce questo grado, la funzione di casta sacerdotale. Sono loro che rispettano la kasherut, sono loro che rispettano le norme religiose tradizionali, a noi basta che le rispettino loro per sentirci in qualche modo preservati. Ed è una dinamica malata, perché in qualche modo isola e rende soli queste figure, che sono figure che magari in una comunità grande, partecipata come quella di Milano, hanno una loro dimensione comunque vivibile. In comunità molto più piccole rischiano veramente di diventare dei personaggi isolati e soli. L'immagine, che la parola che mi viene tristemente in mente è ingiustamente soli, e ancora più ingiustamente perché a questo elemento se ne assomma un altro ancora più pesante, che è questo: mentre nell'epoca dei ghetti, nell'epoca precedente all'emancipazione, si accedeva alle funzioni di rabbino per varie strade, figli di ogni tipo di famiglia e di ogni ceto avevano accesso e sceglievano quella strada di studio che poi li portava a esercitare la funzione di rabbanim. Nell'epoca dell'emancipazione, a parte che io sappia una sola grande figura di rabbino che aveva una sua origine familiare facoltosa e che fu un rabbino di Livorno, di Ancona a metà dell'Ottocento, in Morpurgo, e che veniva da una famiglia di grandi commercianti, ma il resto della classe rabbinica sempre di più dall'epoca dell'emancipazione in avanti si formò da figli di genealogie di rabbini, per cui imparavano dai loro genitori e proseguivano il mestiere dei padri, oppure in qualche modo emergevano dalle classi popolari sostanzialmente, e quindi entravano nella loro funzione di rabbini già in una dimensione di dipendenza che non era solo una dipendenza formale, perché il notabilato che gestiva le comunità ebraiche faceva dei contratti che erano contratti un po' capestro anche, che non avevano, non permettevano una grande libertà d'azione ai rabbini, ma era proprio un contratto sociale vero e proprio, tanto che in alcuni momenti, proprio per avvicinarci al periodo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ci sono grosse discussioni nelle riviste dell'ebraismo italiano, che ho la gioia di dirvi che come direttore del CEDEC stiamo pubblicando tutte e mettendo online, per cui a breve, nelle prossime 2-3 settimane, il pubblico avrà a disposizione, potrà leggere liberamente tutto il Corriere Israelitico, tutto il Vessillo Israelitico, e già adesso c'è l'Educatore Israelita completamente a disposizione. In queste riviste ci sono dei tentativi di organizzazione corporativa in qualche modo, che ahimè non è che funzionano tanto, cioè non riescono tanto a riuscire a concretizzarsi, perché naturalmente la richiesta è quella di contare di più, e quindi vengono posti dei paletti, vengono posti degli,
degli ostacoli da parte dell'establishment delle comunità ebraiche, che non, già non esisteva un'unione delle comunità ebraiche come intesa adesso, e il primo consorzio nascerà dopo la fine della prima guerra mondiale, per cui già era molto difficile mettere insieme le comunità ebraiche. I rabbini avevano il loro aspetto formale forte di Mara Deatra, cioè di figura di riferimento del luogo, della comunità locale, e là finiva il suo ruolo e non c'era neanche la pretesa di allargarsi in qualche modo. E questi tentativi di consorziarsi, è interessante che non siano riusciti a concretizzarsi in qualche modo, nonostante nell'Ottocento nascano dei luoghi importantissimi in Italia. Sono forse l'ultimo grande momento in cui l'Italia dimostra di avere una certa preminenza nel campo degli studi ebraici ad alti livelli, anche a livello europeo, perché in Italia prima col Collegio Rabbinico di Padova, poi col Collegio Rabbinico di Livorno e di Vercelli insieme a Torino in qualche modo, nascono dei luoghi di formazione di una vera e propria classe rabbinica moderna, per cui il rabbinato italiano si rende conto che la società sta cambiando e che quindi la figura del rabbino deve assumere anche nuove caratteristiche, nuovi criteri di rapporto con le comunità, e che le comunità hanno bisogno di avere delle figure diverse da quelle che erano dell'epoca dei ghetti. Ma questa formazione, in cui vengono coinvolti e vengono formati decine e decine di rabbini nel corso dell'Ottocento, alla fine non riesce a generare un'organizzazione coerente che in qualche modo porti a una rilevanza anche dal punto di vista della gestione politica, in qualche modo, delle grandi trasformazioni delle comunità ebraiche. Finisco, poi magari se ci sarà occasione reinterverrò, aggiungendo un ultimo elemento, che è un elemento di grande novità portato proprio figlio della grande trasformazione determinata dall'emancipazione, ed è quello relativo alla funzione del rabbino all'interno del culto sinagogale. Nelle sinagoghe, nella storia, il rabbino non ha una funzione data all'interno del Beit HaKnesset. C'è una funzione di predicatore, a volte, anche nei contratti medievali e moderni, o c'è una funzione di predicatore che non deriva neanche dai contratti, ma che deriva dal carisma di alcuni dei rabbini che emergono come predicatori, pensiamo a Leon Modena, a Venezia, pensiamo a tanti, ma nella sinagoga, nel Beit HaKnesset, il rabbino non ha una funzione. C'è il Chazan, c'è il Shaliach Tzibur, non c'è questa preminenza. Con la trasformazione nel periodo dell'emancipazione, il rabbino diventa sempre più il classico pastore d'anime della comunità religiosa, che si occupa anche della sinagoga, del tempio. Già la parola tempio è una innovazione, perché di tempio uno ce n'è ed è stato distrutto nel 70 dell'era volgare. Eppure nell'Ottocento questo nome entra nella dinamica del rinnovamento delle comunità ebraiche, e nel tempio si creano dei regolamenti, e questi regolamenti vengono affidati come scrittura e poi come gestione al rabbino, e il rabbino comincia a vestirsi di abiti talari che prima non esistevano. Diventa una figura che in qualche modo deve essere riconoscibile verso l'esterno, ma che fa parte di quella dinamica che adesso si è un po' persa in Italia. Non so a Milano, perché a Milano io non riesco, Shishi Shabbat, io vado a Padova. Però
A Roma ancora, credo che sia l'unica comunità in Italia che ancora mantiene... In parte. In parte, vabbè, magari è più grande. Perché, perché io il mio capo non... Ah no, ecco. Ecco. Diciamo, però è... Tutta colpa di Rabin, cioè. Ecco, là ce n'è uno solo. Sì, infatti. Però non buttateli che li mettiamo in qualche museo. Ce n'è uno, abbiamo fatto la mia per me vestitura, neanche all'investitura. Allora vi racconto questa cosa che ha raccontato il rabbino di Padova l'altro giorno, parlando proprio di abiti talari. Quando il rabbino di Padova, Adolfo Locci, stava studiando e stava entrando in funzione di assistente di Rav Toaf, a Roma, perché si usa così, bisognava vestirsi e quindi doveva farsi un vestito in qualche modo, talare, chiamiamolo così. E dove si va? Si va nei negozi dove si fanno gli abiti talari, quindi nei negozi per i preti. E lui va in questa via vicino a Botteghe Oscure, diciamo, va, si prende le misure, tutto quanto, abito, eccetera, e poi va a ritirare e gli danno questa scatola, ecco prego, la scatola del signor Locci. Insomma, vorrei aprirla, ma no, è del signor Locci, ma no, io vorrei aprirla. La apre e vede l'abito di un vescovo. C'era in effetti un vescovo che si chiamava Locci, per cui ha rischiato di ricevere come suo primo abito talare di assistente rabbino. Esatto. Gli avevamo fatto fare subito carriera. Esatto. Esattamente. Ecco, vabbè, comunque per concludere con questo così frizzo in qualche modo, però il discorso è serio, cioè il rabbino assume anche la funzione di Shaliach Tzibur, in qualche modo di gestore di tutta la dinamica del Beta Knesset, e questa è una funzione nuova, una funzione inedita, una funzione che sicuramente i rabbini di cui andremo a parlare questa sera hanno dovuto ricoprire e in qualche modo si sono dovuti inventare in questo nuovo e inedito ruolo. Grazie Gatti per questa fotografia illuminante che ci hai dato e soprattutto per fatto aver messo a fuoco questo grande equivoco che il rabbino non è una figura sacrale, cioè di sacro, semmai c'è solo il Cohen, il rabbino è una figura essenzialmente magistrale, cioè che con il suo esempio e la sua conoscenza deve aiutare gli ebrei a crescere nella Torah e nella mitzvot. Questa è un po' la funzione principale. E un discorso generale, invece ci accompagnerà nel contesto specifico di Milano. Prima di cominciare la nostra chiacchierata, ci eravamo detti che nessuno si era preparato, nessuno era pronto, tranne io. A questo punto mi rendo conto che non lo sono neanch'io, per un motivo molto semplice, perché io pensavo di dover parlare della figura di Rav Hermann Friedenthal. Perché? Perché qualcun altro avrebbe dovuto parlare di Rav Alessandro da Fano e di Rav Castel Bolognesi, dei quali peraltro so abbastanza poco, ma qualche accenno lo dobbiamo fare. Rav Alessandro da Fano era arrivato a Milano alla fine dell'Ottocento come vice rabbino. Il rabbino capo era il rabbino Prospero Moisè Ariani, era anziano, aveva bisogno di un aiuto, lui era stato
rabbino a Rodi e finale Emilia. Pensate ancora, a finale Emilia esisteva una comunità con rabbino, e era molto ancora giovane, aveva sposato la figlia del rabbino Maroni di Firenze e era in contatto, proprio come suo maestro di riferimento, con il rabbino Isaac Raffaele Tedeschi di Ancona. Il che già ci dice qualche cosa sulla personalità di Alessandro da Fano, perché Isaac Raffaele Tedeschi era un allievo di Avraham Chai Vivante, che era a sua volta allievo del figlio del Chida di Livorno. Quindi parliamo della vecchia scuola sefardita originaria, quindi da Yerushalayim, da Israele, in Italia e via poi. Tedeschi era considerato uno dei rabbini più rigorosi nella definizione, nell'applicazione della halakha, e molte volte aveva scritto e parlato contro posizioni più, esiterei a definirle liberali o riformate, ma comunque diciamo un po' meno anarchiche, che erano state espresse da alcuni allievi di Shmuel David Luzzatto del Collegio Rabbinico di Padova. Bene, e da Fano poi di fatto, per motivi appunto di età di Ariani, diventa il rabbino capo nell'anno 1900 esattamente. E la prima cosa che si trova a dover organizzare è, proprio per richiesta delle famiglie più religiose, questo già dice, a sua volta dice qualcosa, di organizzare la cerimonia del Bat Mitzvah delle ragazze, che era un po' una novità, era quasi sconosciuta, ma di fronte al fatto che nell'ambiente non ortodosso, nell'ambiente della Haskalah in Europa, veniva fatto in maniera anche molto solenne, eccetera, in Italia le famiglie religiose dicevano: bisogna fare qualche cosa che però sia aderente alla halakha, in maniera da non confonderci con la riforma tedesca, ma al tempo stesso da dare importanza e peso al momento in cui la ragazza diventa Bat Mitzvah. E nacque così la cerimonia delle Benot Mitzvah a Milano, e da lì si diffuse in altre Keilot d'Italia. Da Fano però era anche ferventissimo italiano, e quando scoppiò la prima guerra mondiale, benché non fosse tenuto a farlo in quanto rabbino capo, scelse di andare come rabbino militare per aiutare, anche con consigli di carattere alachico, i correligionari e i combattenti che a volte si trovavano di fronte a dei nemici, magari in mezzo ai quali c'erano altri ebrei. Cosa si doveva fare? E lasciò la gestione della comunità di Milano a due vicerabbini, che poverini, come abbiamo sentito, i contratti di assunzione dei rabbini, e a maggior ragione dei vicerabbini, erano contratti capestro, si trovarono a dover accettare da parte dei maggiorenti della comunità delle decisioni, virgolette, pseudo-alachiche, in merito per esempio alle sepolture. Negli anni della prima guerra mondiale, se noi andiamo al vecchio campo ottavo del cimitero di Musocco, noi troviamo delle tombe in cui c'erano fotografie, in cui c'erano simboli nettamente non ebraici, addirittura per qualcuno c'era la croce come indicazione della data di morte,
scusate, devo chiudere. Dicevo, come indicazione della data di morte c'era la croce, e addirittura su una tomba, come simbolo decorativo, la croce di San Pietro. Quando tornò il rabbino da Fano, quei due giovani vicerabbini poverini dovettero immediatamente lasciare l'incarico. Poverini, perché probabilmente avevano tentato di opporsi, ma non erano riusciti. E da Fano continuò il suo magistero anche quando era molto anziano. Si dà il fatto che all'epoca non ci fossero previdenze sociali per i rabbini, e quindi o continuava a lavorare o non aveva di che vivere. In realtà non aveva grossi problemi economici, aveva una casa in campagna, anche una tenuta in campagna sul Mincio, ed era lì che faceva fare il vino kasher per la comunità di Milano. E negli ultimi tempi si ritirò proprio per motivi di salute fuori città e venne a mancare lì nel 1935. Fu chiamato a succedergli il rabbino Gustavo Castelbolognesi, che era già stato rabbino capo di Padova e che era considerato soprattutto un grande studioso. Difatti fu lui a assumere in un certo senso la direzione degli studi ebraici nella scuola, che era già stata aperta ai tempi di da Fano come scuola per i bambini poveri, ma che man mano negli anni 30 e soprattutto dopo il 38 divenne la scuola d'obbligo necessaria per gli ebrei. E Rav Castelbolognesi, tutto sommato, era quello che tornava un po' al ruolo del rabbino insegnante. Era sicuramente più spesso nei locali di via Eupili che non nell'ufficio rabbinico di via Guastalla. Anche lui era considerato molto rigoroso dal punto di vista della halakha. All'epoca a Milano non c'era una valida organizzazione per la Hevra Kadishah, quindi a volte non c'era nessuno che potesse fare la composizione delle salme. Non c'era il modo, non c'erano persone che sapessero preparare i tachrichim, gli abiti per i defunti, e quindi venivano sepolti un po' con qualcosa di cotone che avevano indosso e basta. In un caso Rav Castelbolognesi, la cosa mi è stata raccontata da testimoni oculari, si rifiutò di dire Teillim o di fare un funerale a una persona che era defunta con il pigiama, perché i bottoni erano cuciti a croce. Il filo di cucitura aveva la forma di croce. Lui si rifiutò di dire anche una sola parola finché non furono tolti i bottoni. Ecco, era un periodo in cui ancora Milano aveva, certo, non l'organizzazione di una comunità così numerosa come ebbe successivamente, ma in cui il rabbino, a quanto pare, ahimè, solo lui e i suoi aiutanti, cercava di fare di tutto e di più. Rav Castelbolognesi lasciò Milano con l'arrivo dei tedeschi. Con l'arrivo dei tedeschi. E si rifugiò in Svizzera.
e anche dopo la guerra non è tornato immediatamente a Milano, per un po' si è fermato in Svizzera, poi è andato in Israele e da lì è tornato, ma nel frattempo le necessità della comunità avevano fatto sì che fosse stato scelto un altro rabbino capo. E adesso veniamo a parlare di un giovane ventenne che in una mattina ventosa del gennaio 1902 si aggira con fare smarrito sui marciapiedi della stazione di Bologna, ferma un ferroviere, lui era sceso dal treno arrivato da Vienna, e prendendo in mano il suo orologio da taschino e ruotando le lancette vorticosamente ripeteva: Firenze, Firenze. Il ferroviere gli mise le lancette sull'ora in cui partiva il treno per Firenze, e fu così che Ermanno Friedenthal arrivò a studiare al collegio rabbinico retto dal rabbino Samuel Hirsch Margulies. Ermanno Friedenthal, all'epoca ventenne, era nato in Ungheria, a Batasek, il 10 marzo del 1881. Era figlio di un produttore di vini, Raphael Friedenthal, era il settimo figlio di Raphael Friedenthal, ma il primo di sua madre, che era la seconda moglie del padre, Verona Goitain, che era discendente del pronipote del rabbino Benedek Goitain, autore del Kesef Nivchar, un testo di metodologia talmudica che viene tuttora usato nelle yeshivot di Pressburg. Ermanno aveva frequentato le scuole elementari a Batasek, nel villaggio dove era nato, e le medie nella città più vicina, Mucci, e contemporaneamente era stato educato ebraicamente in lingua ebraica e Talmud da suo padre. Poi si recò nella grande città di Kecskemet per frequentare la scuola reale, praticamente un liceo scientifico, terminato il quale andò per un anno nella yeshiva di Bognad, vicino al lago Balaton, che era all'epoca retta dal suo fratello maggiore, Sigmund, il quale dopo un anno gli suggerì di andare a Vienna, perché il metodo di studio del collegio rabbinico di Vienna era più adatto a lui di quanto non fosse il metodo della yeshiva. Se non che a Vienna, quando lui arrivò, non c'erano più posti per allievi esterni, e per intercessione del direttore del collegio rabbinico di Vienna ottenne appunto di andare a Firenze. Parlava fluentemente ungherese, tedesco, yiddish, che però non gli piaceva, ebraico, francese e latino. Era in grado di sostenere anche una conversazione in latino, ovviamente l'aramaico talmudico, ma l'italiano, quando è arrivato, non lo parlava. Eppure dopo neanche un anno, oltre ad essere diventato Chazan, ecco, dove i rabbini venivano educati anche e principalmente a fare i Chazanim molto spesso, dopo un anno era già Chazan al Tempio Maggiore di Firenze, ma era anche segretario della Società per la Diffusione dell'Ebraismo, redattore del bollettino di questa società, ed era iscritto all'Università di Firenze, Facoltà di Scienze Naturali, Botanica.
siccome il regolamento del Collegio Rabbinico di Firenze prevedeva anche la conoscenza di delle maggiori lingue europee, si mise anche a studiare l'inglese, che però arrivò a conoscere solo a livello elementare. Nel 1907 superò l'esame di Maskil dinanzi a Rav Margulies e a Rav Hirsch Perez Hayes, che poi diventò rabbino capo di Trieste e poi di Vienna. Nel 1908, appena sposato con Amelia Campagnano, che era figlia del direttore del Collegio Convitto Israelitico di Firenze, dove abitavano gli studenti che venivano da fuori città, e assunse la cattedra di rabbino capo di Cuneo e, come succedeva spesso nelle piccole comunità, rabbino capo e segretario. Ecco, ma non solo, fu anche l'unico insegnante del Talmud Torah, mentre la moglie, in un armadio adibito a cucina, preparava i pranzi per gli allievi. Ovviamente era Shochet e responsabile della preparazione delle mazzot. Il trasferimento a Cuneo però lo costrinse a lasciare gli studi universitari a poca distanza dalla laurea. Nel 1910 era già padre di un bambino e fu chiamato come rabbino capo di Gorizia. Il rabbino precedente di Gorizia, Giacomo Bolaffio, era diventato rabbino capo di Torino. Pensate, oggi Cuneo e Gorizia sono comunità praticamente inesistenti. Lo sono anche di fatto, sono sezioni di comunità maggiori. Ma nel 1910, quindi 100 anni fa, andare a Gorizia comportava un vero e proprio avanzamento di carriera per un giovane rabbino. Nel 1912, pochi mesi prima della nascita del secondogenito, tornò a Firenze e superò gli esami di Chacham. Anche a Gorizia fu attivo nell'insegnamento, con l'aiuto del professor Angelo D'Afano organizzò un circolo giovanile sionistico. Qui c'è una foto in cui lui e D'Afano hanno intorno tutti i giovani ebrei di Gorizia, fra i quali ci sono i miei genitori, i miei zii, tutti quanti, ma come vedete sono anche tanti all'epoca, c'erano tanti giovani. E il gruppo giovanile sionistico a Tikva continuò anche la sua opera di Shochet e presiedette anche lì alla produzione delle tirulele, come a Gorizia venivano chiamate le mazzot. La prima guerra mondiale scoppiò nel 14, 3 settimane scarse dopo la nascita della figlia, mia mamma. Gorizia sarebbe diventata zona di guerra e un rabbino capo austro-ungarico di cittadinanza, e Gorizia era austro-ungarica, ma con una moglie regnicola, come venivano chiamati gli italiani, era un po' pericoloso. Quindi Ermanno e famiglia dovettero rientrare in Ungheria e si stabilirono a Kecskemet, dove inizialmente lui ottenne l'incarico come insegnante di ebraico, facendo la fame, letteralmente. Ma il suo ex maestro, Rav Eliezer Deutsch, alla sua morte lo indicò come suo successore alla cattedra di rabbino capo della città. Molti ebrei ungheresi di Kecskemet abitavano in campagna e quindi a volte capitava di vedere nei giorni invernali il rabbino Friedenthal alla guida di una slitta guidata da un asino che andava a insegnare Torah o a celebrare matrimoni in campagna.
Nel 1916 nacque l'ultimogenita. Gli ultimi anni della Prima Guerra Mondiale furono turbolenti in Ungheria. La caduta dell'impero austro-ungarico portò al potere, sia pure per poco tempo, i bolscevichi. Poco dopo furono sconfitti questi dai nazionalisti romeni comandati dal maresciallo Horthy, che appena preso il potere, il comandante della piazza di Kecskemet fece arrestare 9 ebrei sotto accusa di bolscevismo. Le mogli degli arrestati corsero da Rav Friedenthal per chiedere il suo aiuto e lui si presentò al comandante e dichiarò che chi frequentava quotidianamente la tefillah non poteva essere comunista, perché i comunisti sono dichiaratamente antireligiosi. E i 9 ebrei furono scarcerati. Il comandante fu colpito dalla personalità di questo rabbino e dal carisma, e il Minyan quotidiano si arricchì di 9 presenze. A loro volta nel 19 i nazionalisti furono sconfitti dai comunisti di Belakun. A Kecskemet questo rabbino, che era rispettato dai nazionalisti, diventò il primo della lista delle persone da eliminare. Opportunamente informato, con l'aiuto della comunità, di notte il rabbino, la moglie e i 4 figli salirono su un treno diretto a Vienna, avendo come unico bagaglio una cassetta di legno e per i vestiti vari strati di indumenti indosso, e da Vienna a Gorizia, che nel frattempo era diventata italiana. Gorizia non aveva avuto altro rabbino durante la sua assenza e c'era uno sfacelo totale, perfino il cimitero era stato devastato dalla guerra e la città sconvolta da bombe, da scorrerie dei soldati. E il rabbino si diede da fare e riuscì in breve a ripristinare la comunità. Nel 1924 fu chiamato a assumere la cattedra di Verona, che era stata lasciata dal rabbino Dario Di Segni, che era andato a Torino anche lui. E invece il rabbino Bolaffio tornava a Gorizia per ritirarsi a vita privata. Anche a Verona il rabbino Friedenthal si impegnò in prima persona, alternandosi alla Shechita con il Chazan Mario Volterra, insegnando personalmente ai bambini, ma anche facendosi conoscere a livello culturale e sociale in tutta la città. Nel 37, vedete, sto andando un po' a balzoni, nel 37, poco prima dei Moadim autunnali, i rabbini d'Italia diffusero un opuscoletto intitolato Ai nostri fratelli ebrei, in cui si denunciava il clima di crescente antisemitismo. Quindi qualcuno che se ne stava rendendo conto prima ancora dell'arrivo delle leggi razziali c'era, ed in modo particolare proprio i rabbini. E in questo opuscolo venivano invitati gli ebrei italiani a dimostrare dignità e fierezza e a non lasciarsi prendere dalla tentazione di nascondere la loro ebraicità. Ma nel 38, appena emanate le leggi razziali, o razziste più esattamente, Friedenthal si affrettò ad aprire la scuola ebraica, una pluriclasse, nei locali della comunità, e l'insegnamento lo affidò alla prima delle due figlie femmine, cioè a mia madre, che si trovò con una classe di 5 bambini, ognuno di età diversa. Quanto a lui, insistette per tenere aperto il tempio
anche per tutte le festività autunnali del 43, quando i tedeschi erano già in città. E lui avrebbe anche voluto rimanere a Verona per aiutare gli ebrei, ma i figli riuscirono a convincerlo, sia pure non molto volontariamente, a fuggire. Bene, quella stessa notte in cui essi avevano lasciato la casa, i tedeschi andarono ad arrestarli, ma non trovarono nessuno. Dove andarono? A Milano. A Milano, perché era la tappa per raggiungere la Svizzera, in un appartamento vuoto messo a disposizione da un amico della figlia minore. Però al momento di lasciare il rifugio per incontrare chi li avrebbe aiutati a passare la frontiera, furono telefonicamente avvisati di non muoversi, perché i loro passatori erano stati intercettati. E quindi si risolsero a rimanere a Milano sotto falso nome, spacciandosi per profughi dalle terre invase dal nemico anglo-americano. Tradussero il cognome Friedenthal in italiano, Valpace, cambiarono nome e finsero di essere nati in varie località del sud Italia. Servendosi di testimoni prezzolati, ottennero documenti autentici in comune col nome falso, e quindi abitazione nella zona di servizio in una grande casa il cui proprietario, che viveva nella parte padronale, era un fascistone convinto, antisemita, quindi il neo professor Augusto Valpace, Ermanno Friedenthal, ottenne il lavoro di interprete e di insegnante di tedesco. I tre figli, il maggiore era già sposato e viveva a Cesenatico, i tre figli rimasti ottennero dei posti di lavoro, ma bisognava recitare in continuazione, facendo attenzione a non tradirsi, a nascondere la propria ebraicità. Rav Friedenthal si tagliò la barba, permise alla famiglia di mangiare alimenti vietati, personalmente non li mangiò. E quotidianamente di nascosto si mise i tefillin, nascondendoli poi nel cuscino. Ma su una cosa fu irremovibile: il seder doveva essere fatto. La moglie preparò delle mazzot di nascosto tenute dentro al forno, il pane in bella vista sul ripiano della cucina. La Haggadah, avere libri ebraici? Impossibile. Su foglietti volanti si era trascritto a memoria il testo di tutta la Haggadah, e durante questa celebrazione fatta a bassa voce, perché il signor Brunelli non si accorgesse di avere cinque ebrei in casa, proprio lui che diceva di riconoscere la distanza, e durante la celebrazione lui disse: se HaKadosh Baruch Hu ci aiuta e ci salviamo, questi foglietti li ricopierò in bella scrittura. Il risultato è questo. La Haggadah scritta a mano da mio nonno nell'immediato dopoguerra, l'ha usata lui finché ha potuto, poi mio zio, il figlio Gabo? Gadiel. E adesso ce l'ho io e la uso io. Con la liberazione la comunità di Milano riapre i battenti nella sede provvisoria di Via Unione, perché Via Guastalla, il tempio era stato bombardato e gli uffici erano praticamente inagibili, e non si trattava solo di riprendere normalmente un'attività, perché a Milano affluivano a migliaia i reduci dai campi di sterminio,
scampati da varie parti d'Europa, ebrei italiani di altre comunità che dalla Svizzera rientravano e si fermavano a Milano o nascosti nelle campagne. Da Milano si cercavano le notizie di chi non era ancora tornato, a Milano arrivavano persone alla ricerca dei parenti reduci. Come dicevo prima, Rav Castelbolognesi non era rientrato e Rav Friedenthal fu subito pronto, dichiarando di svolgere l'attività di rabbino capo solo provvisoriamente, si occupò di tutto, oltre che del culto ovviamente, della Shechita inizialmente, l'assistenza personale ai reduci, servizio funerario, molti reduci morivano per i patimenti subiti, i matrimoni, perché c'era una gran voglia di vita. Pensate che nel 1946 a Milano si celebrarono 384 matrimoni ebraici in via Unione in un anno. E ovviamente riapertura della scuola, assistenza dei profughi in transito verso Eretz Israel. A questo punto alcuni dei maggiorenti chiesero a Rav Friedenthal di fermarsi, di rimanere come rabbino capo. Altri maggiorenti insistettero presso Rav Castelbolognesi che tornasse da Israel, e a un certo punto tornò, ma l'opposizione degli altri era talmente forte che decisero un concorso per titoli, che venne vinto da Rav Friedenthal. Rav Castelbolognesi si ritirò a vita privata e non molto tempo dopo venne a mancare improvvisamente la mattina di Tisha B'Av del 1947. Nel dopoguerra la popolazione ebraica di Milano crebbe rapidamente al nucleo iniziale, che era fondamentalmente italiano, anche se c'erano alcuni sefarditi, livornesi, ma anche turchi, e qualche ashkenazita tedesco o polacco. Per esempio la famiglia Zippel era già presente a Milano prima della guerra. Si aggiunsero molti ashkenaziti scampati alla Shoah, alcuni dei quali di origine chassidica. Questi, che volevano conservare le loro tradizioni, non si ritrovavano nel rito italiano, che invece mio nonno imparò rapidamente, come rapidamente aveva imparato quello veronese, quello goriziano, quello cuneese e quello fiorentino, ovviamente, e ottennero la possibilità di avere dei loro batte Knesset. Alcuni di questi, abituati a modalità non italiane nell'osservanza delle mitzvot, si definivano ortodossi, dando così implicitamente la patente di non ortodossi agli altri ebrei. Rav Friedenthal scherzosamente diceva: io non sono ortodosso, sono ebreo. Loro sono ortodossi, ma non c'è un profeta Yehezkel per farli rivivere. Tuttavia fu proprio a uno di loro, un profugo dalla Russia, che è dove era Shochet, che regalò i suoi coltelli per la macellazione del bestiame grosso e lo nominò Shochet al suo posto, anche perché così poteva mantenere la famiglia che stava crescendo, questo profugo. Negli anni successivi Milano si trovò ad assorbire, ma questo lo sappiamo, interi gruppi di ebrei che affluivano da vari luoghi dove la loro sopravvivenza era a rischio: Egitto, Libia, Iran, Siria, Libano. Per tutti la comunità e il rabbino capo furono pronti a fornire il massimo aiuto, ampliando e migliorando i servizi religiosi. Contemporaneamente mio nonno era anche membro della consulta rabbinica, finché le condizioni di salute glielo permisero. Rav Friedenthal riteneva che un rabbino dovesse morire in cattedra. Quando Rav Dario Di Segni annunciò che andava in pensione, mio nonno ebbe a ridire, ma a sua volta, dopo vari interventi agli occhi
praticamente cieco e con evidenti segni di perdita delle facoltà intellettive, nel 65, all'età di 84 anni, fu spinto a ritirarsi a vita privata, rimanendo però ufficialmente rabbino capo fino alla morte avvenuta il 26 settembre del 70. Oltre agli appelli in occasione delle festività non pubblicò molto, ma collaborò con Rav Dario Di Segni nella realizzazione della pubblicazione del Bibbia dei Rabbini Italiani, quel che passa sotto il nome di Bibbia dei Di Segni, ma in realtà è opera di vari traduttori. Lui personalmente tradusse e annotò il libro di Bemidbar e il libro di Yeshayahu. Però ci sono molti discorsi radiofonici, sinagogali, conferenze, manoscritti ancora, che attendono la possibilità di una realizzazione, spero di riuscire a farlo, anche perché fra un paio d'anni, nel 20, saranno esattamente i 50 anni della morte. In questi discorsi, in queste conferenze, c'è una continua esortazione a vedere nelle mitzvot lo strumento per imparare a vivere una vita che sia stimolo ad un comportamento socialmente etico che serva di modello per il mondo. In questo lui vede la missione di Israele. Nel discorso per l'inaugurazione del Tempio di Via Guastalla ristrutturato, scrive: è nelle case di riunione di Israele che venne creata l'unità indissolubile di tutto un popolo che, raccolto Sinane e sera per pregare Dio che lo sorreggesse nell'ardua missione, ma anche per udire la parola di Dio, per meditare sulla legge di Dio, lì aveva appreso a consacrare la propria vita perché venissero attuati gli ideali che dalla legge di Dio scaturivano. E valeva la pena di arrischiare tutto per la realizzazione dei postulati della legge divina, non solo per l'ebraismo, ma al di sopra di esso, per l'umanità intera. Tutto il genere umano doveva godere dei beni che 3000 anni fa, dalla vetta di un monte che si elevava in un deserto, vennero proclamati. Invero, se gli uomini avessero adottato queste leggi, se avessero accettate queste norme, se nel proprio interesse avessero introdotto nella loro vita privata e pubblica questi statuti, oggi noi con gioia centuplicata assisteremmo a questa inaugurazione, perché l'umanità tutta sarebbe liberata per sempre dai mali che la funestano. C'è anche tra i suoi scritti un carteggio intenso, quasi giornaliero, tenutosi tra il 20 giugno e il 5 agosto del 52, tra lui e il giovane, allora, rabbino Sergio Yosef Sierra. Nei giorni precedenti, durante un convegno a Venezia, Rav Friedenthal aveva svolto una relazione in merito all'aldilà. Rav Sierra non aveva potuto essere presente, gli chiese se poteva avere un riassunto, e da lì si sviluppò una discussione su visioni diverse di come l'ebraismo intenda l'aldilà. Riassumo in una parola: il mondo a venire non è quello in cui vivono le anime dopo la morte, ma questo stesso nostro mondo materiale, quando in esso certamente si realizzerà compiutamente la volontà di Dio. Era molto rigoroso, in modo particolare per la precisione nella recita delle tefillot. Mi ricordo ancora, altri ricordano con me, uno Shabbat mattina in cui il Baal Kore, il lettore, infilò due errori di lettura a breve distanza l'uno dall'altro, lui li corresse dal posto, al terzo si alzò dal posto, andò alla Teva e con un gesto molto calmo e pacato fece spostare il lettore e proseguì lui la lettura della parasha.
Una volta al Hazan Giorgio Diena, che diceva tefillà velocemente e con una pronuncia certamente non chiara, alla fine di Kippur mio nonno disse ironicamente: lei oggi non ha digiunato, ha mangiato tutta la tefillà. Ironia tra il bonario paterno e solenne, era molto caratteristica sua, un carisma bonario, un carisma solenne che convivevano dovunque entrasse, che fosse un posto dove lui rappresentava qualcosa oppure no, voglio dire perfino la camera, la sala d'aspetto del medico, come entrava si alzavano tutti in piedi, era così. A scuola, quando appariva accanto al cancello i miei opili, tutti gli alunni dall'asilo alla maturità erano in fermento: c'è il signor rabbino. Al tempio, il sabato mattina, i bambini che facevano la lotta per accaparrarsi il posto migliore lungo il corridoio dove passava il Sefer Torah, perché facendo così ricevevano la carezza del rabbino. Come spiegarlo? Ma forse c'è un episodio che ce lo può raccontare. Nel 51 era andato in visita in Israel, era seduto in un autobus e a una fermata salì un gruppo di bambini, molti dei quali probabilmente e sicuramente scampati dalla Shoah e quindi probabilmente o quasi sicuramente rimasti senza famiglia. Salendo, vedendo questo anziano con la barba bianca e lo sguardo sereno, tutti gridarono: Saba, Saba, nonno, nonno. Un attimo dopo cominciarono a litigare fra di loro: il nonno è mio, no, il nonno è mio. Rav Friedenthal si alzò, si voltò verso i bambini e con un gesto rassicurante della mano disse: a Saba, u a Saba, shel kol hayladim. Il nonno è il nonno di tutti i bambini. Il viaggio proseguì con i bambini felici. Grazie amichetti per questa emozionante testimonianza personale, e devo dire che tra sei cavate a me anche con gli altri due bambini, voi sei detto che non eri preparato. E Alessandro, il bambino Alessandro Pai non fu quello che insegnava anche che il cardinale di Milano, no? Ce lo dice la bambina. Tocca a te. Vabbè. Ok. Bene. Ok, va bene. Grazie, grazie a Gabri Chetti perché ci ha salvato. Grazie per l'esposizione. Aggiungo solo una notizia che su Gustavo Castel Bolognesi. Oltre ad essere stato rabbino di Milano, è stato rabbino di Tripoli. Quindi, e questo, insomma, viste le mie origini, mi sembrava giusto ricordarlo, ma è stato anche protagonista di una storia piccante che lo costrinse a andarsene da Tripoli. No, piccante, scusate, non capite male la faccenda piccante, ho detto la parola sbagliata. Semplicemente celebrò un matrimonio da promessi sposi, più o meno. Celebrò un matrimonio che non doveva celebrare, secondo alcuni maggiorenti della comunità di Tripoli e soprattutto secondo Italo Balbo, governatore della Libia, che non ci pensò due volte, lo mise su una nave, lo rimandò in Italia di venerdì, questo mi racconta mio padre, poco prima di Shabbat, e lo rimandò in Italia. Questa fu
Castelbolognesi non racconto la storia che volete, cioè, è raccontata per esempio da Renzo De Felice nel libro sugli ebrei di Libia, sul ebreismo libico. Però insomma Ravichetti diceva appunto che passava per un rabbino molto rigoroso, lo è stato anche a rischio della sua vita, direi, perché insomma lì non si scherzava, poi insomma, forse gli è andata anche bene che l'abbiano semplicemente rimpatriato, poteva anche andare peggio. Quindi si tratta di rabbini che si sono anche messi in gioco, hanno vissuto epoche terribili, sia ben chiaro, noi viviamo le nostre beghe, i nostri problemi, le nostre liti, però stiamo parlando di rabbini che hanno vissuto le guerre, hanno vissuto la Shoah, hanno vissuto epoche veramente terribili, hanno vissuto la ricostruzione, che è qualcosa di assolutamente straordinario. Noi ne parliamo come se fosse un dato scontato. Ravichetti ha parlato della comunità di via Guastalla bombardata, era tutta Milano che era bombardata, era la comunità che non esisteva più, era tutto che non esisteva più, era tutto da ricostruire. I rabbini, non solo i rabbini, sia ben chiaro, non è soltanto un'opera di rabbini, però le persone che hanno vissuto quell'epoca hanno ricostruito una comunità, e questo è assolutamente straordinario. Spesso dimentichiamo, noi siamo quelli che abbiamo visto i frutti, però ricostruire è stato straordinario, quindi questo credo che è qualcosa per cui dobbiamo dire grazie per tutta la nostra vita, però insomma a volte diamo per scontato quello che abbiamo, non è affatto scontato quello che abbiamo, vorrei che fosse chiaro, poteva non esserci quello che abbiamo. I 380, se ho capito bene, matrimoni del 46 sono straordinari come atteggiamento dell'epoca, che è l'atteggiamento della ricostruzione, che è l'atteggiamento del ritornare in vita, e questo credo che sia qualcosa che l'ebraismo, credo che possa veramente, una delle cose che l'ebraismo può insegnare all'umanità, la capacità di riprendersi, la capacità di ricominciare dopo la tragedia più immane, credo che sia una delle caratteristiche più straordinarie di tutta la storia ebraica, cioè lo dice Rabbi Yaakov Emdin dice che di tutti i miracoli che l'ebraismo ha vissuto, il miracolo più straordinario è la sopravvivenza del popolo ebraico. Più di qualunque altro miracolo, più del passaggio del Mar Rosso, più dell'uscita dall'Egitto, più di tutto questo. La sicurezza del popolo ebraico è stato anche questo, è stata la capacità di ricominciare da capo quando sembrava tutto finito. E questo credo che dovremmo imparare a dire grazie a chi lo ha fatto. Non siamo certamente noi che l'abbiamo fatto, però chi lo ha fatto è stato assolutamente straordinario. Bene, io non voglio aggiungere assolutamente niente su quello che ha detto Ravichetti, neanche su quello che ha detto Gadi. Volevo soltanto dire una cosa su quello che ha detto Gadi a proposito del rabbino a cui è delegata nelle comunità italiane tutto l'aspetto religioso e sacrale. Una cosa che mi è stata raccontata di una comunità italiana di cui non faccio il nome, e non faccio il nome neanche del rabbino perché è facilmente deducibile la comunità italiana. Okay. Comunque un rabbino italiano mi ha raccontato, l'ho già raccontato altre volte, però lo racconto di nuovo, che è arrivato nella comunità pieno di buona volontà, molto giovane, capitava un digiuno, chiamò il presidente della comunità e disse: sta organizzando il minyan per il digiuno, vorrei chiedere se viene al tempio. E il presidente gli disse: guardi signor rabbino, noi la paghiamo per fare la preghiera, per digiunare,
però noi non c'entriamo. Ci lasci in pace. Okay. È chiaro che rappresenti bene quel tipo di concezione che lei descriveva a proposito. È un problema, attenzione, è divertente finché ci si scherza sopra, dopodiché quando invece si va a vivere tutte queste cose diventa meno divertente. Comunque fu divertente la risposta, che faceva parte anche dell'abitudine dell'epoca. Beh, con lo stipendio che mi date posso giusto digiunare. Okay. Quindi adattissimo al digiuno. Vabbè. Capitò a Rav Laras, il primo anno in cui era rabbino ad Ancona, che venne invitato a fare il sedere in casa del presidente. Finito il McKid, il presidente si alzò e disse: bene signori, grazie di essere venuti, buona serata, adesso scusate, noi dobbiamo mangiare. Questo è anche peggio, se posso dire. Se posso dire, è peggio del digiuno. Questo è veramente terribile. Vabbè, non si finisce mai di imparare. Ma c'è sempre quella, sempre della comunità di Ancona, che in cui un rabbino fa i salti mortali per avere minyan, il digiuno, il giorno di Shabeav, in cui ad Ancona c'è usanza di riunirsi al cimitero, come quello che insomma, per dire Kaddish sulle varie tombe. Signora Dio, ma quanto dura? Perché noi veramente dobbiamo andare a aprire la bancarella, quanto dura? Quindi meno male che non hanno detto dobbiamo andare a pranzo. Questa è un'altra. Lasciamo stare, dobbiamo finire. C'è di peggio, quindi va bene, peggio della carriera. Va bene, scusate. Va bene, non volevo. Allora, io volevo invece così fare una piccolissima, veramente breve riflessione sul ruolo. Allora, il rabbino non è mai stato semplice, credo, in nessuna epoca. E vale una regola ovvia che i Chachamim sintetizzano in qualche parola. La regola ovvia è quella che mi sintetizza in questo: Iftach bedoro ki Shmuel bedoron, cioè il giudice Iftach, che è un giudice, diciamo, che non è considerato fra i migliori, fra quelli di più alto livello. Faceva parte, prima di diventare giudice, faceva parte di una banda di, sostanzialmente, di poco di buono, diciamo così. È uguale, Iftach nella sua generazione è uguale a Shmuel nella sua generazione. Shmuel è il giudice per eccellenza. Ogni rabbino è un rabbino della sua epoca, sia ben chiaro, ogni rabbino è un rabbino della sua epoca, ed è, parlare di epoche diverse è sempre terribilmente difficile. Certamente il cambiamento che ha descritto Gavi è assolutamente vero e forte. L'unica cosa che voglio ricordare a proposito del rabbino in qualche modo eterodiretto dai notabili, in realtà c'è già come frutto del Sinedrio Napoleonico. Nel Sinedrio Napoleonico si davano precise istruzioni ai rabbini, per esempio sui discorsi che facevano, e i discorsi che facevano dovevano essere innanzitutto discorsi patriottici, in cui si invitava all'avvolamento nell'esercito di Napoleone. Quindi insomma c'erano dei segni molto precisi
Okay. E questo è un po' continuato nelle comunità. Devo dire che questo negli ultimi tempi è molto meno presente, questa super presenza dell'autorità, che non era poi un'autorità neanche politica, direi, era il notabilato comunitario, era un'autorità più di censo, di importanza, non erano tanto dei politici, fino a un certo punto, adesso sono più dei politici quelli che dirigono le comunità, una volta erano i notabili, erano le persone che avevano i potere perché avevano il denaro, più che altro questo era il motivo. Era il motivo. Le famiglie. Con Sarli Maier, quando il segretario Sarano una volta entrò nell'ufficio del commendatore Sarli Maier e gli disse: signor Presidente, abbiamo un problema. E Sarli Maier: ho capito. Quanto costa? Ecco, questo non c'è più. Non succede. Ok, va bene. Allora, io volevo così invece fare una riflessione generale su quale deve essere il ruolo del RAV, in generale, a questo punto in tutte le epoche. Ora, c'è un passo della Torah, in cui abbiamo forse la prima nomina rabbinica, non è esattamente una nomina rabbinica, ma viene considerata da tutti il passo fondamentale per la nomina di un rabbino, per la concezione. Ed è il passo in cui Mosè decide che è arrivato il momento di nominare qualcuno al posto suo. Lo decide lui, è ancora vivo, è ancora capo del popolo, però decide che è arrivato il momento di pensare che ci sia Ish alla Eda, così dice Mosè, un uomo sulla comunità. Un uomo sulla comunità perché la comunità non sia come un gregge che non ha pastore. Questo è quindi il pastore, cosa, anche quello c'era già. Ok. Quali sono le caratteristiche che deve avere? E volevo soffermarmi solo su una caratteristica che è stata variamente interpretata. Allora, Mosè, nel momento in cui si rivolge a Dio, usa un'espressione molto strana che credo si trovi solo lì, solo in quel passo della Torah. Chiama Dio Elohe Aruchot, Dio degli spiriti. È una cosa stranissima. E viene nominata una persona, Asher Ruach Bo, che ha spirito. Che vuol dire? Cosa vuol dire Dio degli spiriti? Cosa vuol dire la persona che ha spirito? Eccetera, eccetera. Allora, la spiegazione che dà Rashi, basandosi sui Chachamim, basandosi su Midrash, è una persona che può andare, cito letteralmente Rashi, Neged Ruach Shel Kol Echad Ve'echad. Allora, attenzione, la parola usata è Neged. Allora, Neged può voler dire due cose in ebraico. Può voler dire in rapporto a, insomma, la donna è chiamata Ezer Kenegdo, un aiuto nei suoi confronti, quindi può avere un rapporto con tutte le ruchot, cioè con tutti gli spiriti che ci sono nel popolo ebraico. Cioè, chi è l'uomo alla Eda? Una persona che deve essere capace di andare neged, di tenere un rapporto con tutti gli spiriti che ci sono nella Edà, nel popolo, che sono spiriti diversi. Questa è l'idea. Il problema è anche cosa vuol dire diversi, cosa vuol dire spiriti diversi, in che cosa sono diversi. Ma posso anche interpretare in un altro modo, che deve andare neged contro tutti gli spiriti che ci sono.
Ora, non credo che nessuno la interpreta in questo modo, però attenzione che questa interpretazione, non c'è nessuno che dà questa interpretazione di quel passo, ma questa interpretazione in qualche modo aleggia. Allora, attenzione, prendiamo la prima interpretazione, che poi è quella che danno tutti. Beh, che vuol dire una interpretazione del genere? Allora, c'è un pericolo in questa interpretazione. Qual è il pericolo? Beh, il pericolo è rappresentato da una famosissima barzelletta. La famosa barzelletta dice questo, che c'era un rabbino che è noto per dare ragione a tutti. Si presentava una persona e diceva che aveva ragione. E si presentava uno che diceva esattamente il contrario e gli dava ragione. A un certo punto si presenta un terzo e dice: senti, tu non puoi dare ragione a tutti, questo ha detto una cosa, questo ha detto esattamente l'opposto, non puoi dare ragione a tutti, hai ragione anche tu. Questo. Ora, attenzione, andare con il rapporto agli spiriti di tutti può significare anche avete ragione tutti, va bene, un'idea, l'idea opposta, l'altra idea opposta, tutti hanno ragione. Ok, è un sistema, e anche questo è un sistema di governo, può essere un sistema di governo, dai, ragione a tutti, è un sistema di governo. Che però la Torah dica una cosa del genere, cioè che il sistema sia quello di non prendere mai posizione, perché questo vuol dire nella sostanza, non prendo mai posizione, io do ragione a tutti quanti senza prendere mai posizione. Beh, questo è molto difficile che la Torah dica una cosa del genere. E allora che vuol dire? Allora io prendo varie interpretazioni, se ben chiaro no, adesso non le cito le varie interpretazioni, provo a fare un collage di interpretazioni che mi sembrano complementari. La prima cosa credo che sia che è fondamentale è questo, che l'Isha Laeda deve essere uno in grado di capire i vari spiriti che girano. Capire non significa condividere. Io posso capire una cosa e non essere d'accordo, però devo provare a capirla. Perché? Perché sono solo fuori dal mondo. Attenzione, anche se quello che capisco non mi piace, anche se quello che capisco è contro quello che penso, contro quello che è giusto, eccetera, eccetera, se io non capisco, in realtà io non posso, non vivo la mia epoca. Io non riesco a vivere l'epoca in cui mi è capitato di vivere. E quindi un rabbino deve vivere la sua epoca, per forza di cose deve viverla, se no non riesce a fare il rabbino, fa un'altra cosa, ma non riesce a fare il rabbino. Quell'epoca deve viverla. In questo senso credo che vada quello che dice, quello che ho citato all'inizio, Iftah bedoro ki Shmuel bedoro, Iftah nella sua generazione è come Shmuel nella sua generazione. Qui non si dà un giudizio di valore, è chiaro che Shmuel è di valore enormemente superiore a Iftah e nessuno mette in discussione. Shmuel viene paragonato a Moshe Rabbeinu. Non credo che nessun Midrash voglia dire che Iftah e Shmuel sono dello stesso livello, nessuno lo dice. Però Iftah può capire la sua generazione, Shmuel non può capire la generazione di Iftah. C'è un passo del Talmud in cui ha un allievo che dice: magari fossi vissuto all'epoca di Rabbi Akiva e avessi avuto un maestro come Rabbi Akiva. Gli si risponde: non stai dicendo una cosa particolarmente intelligente. Perché? Perché tanto tu non avresti capito niente di Rabbi Akiva. Perché? No, attenzione, non perché sei stupido, attenzione, non era questa, ma perché non era la tua epoca, perché non puoi capire niente. Ed è il famosissimo Midrash, attenzione, che ha ovviamente significati molto più profondi, il famosissimo Midrash di Moshe, che si trova a una lezione di Rabbi Akiva e non capisce quello che dice Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu non capisce quello che dice Rabbi Akiva. Ovviamente quel Midrash poi ha significati che vanno molto al di là del vivere in epoche diverse, però perché ci accontentiamo dell'interpretazione superficiale di quel Midrash, la superficiale, che comunque io vivo la mia epoca, chiunque, ognuno di noi vive la sua epoca, e se non vive la sua epoca ha un problema. In realtà se non vive la sua epoca ha un problema.
ha un problema, ha un problema, per quanto possa essere grande, sia ben chiaro, per quanto possa essere un personaggio anche di alto livello intellettuale, però se non vive la sua epoca un problema. Certamente, attenzione, ci possono essere anche persone che non vivono la loro epoca e magari sono anche dei grandi personaggi, ok, sia ben chiaro, possono essere anche persone di questo genere, sono stati grandi intellettuali che erano totalmente al di fuori dell'epoca, però possono fare grandi intellettuali, non possono fare l'ishalaedà, l'uomo sulla comunità. Il rabbino è un uomo sulla comunità che deve vivere la comunità, okay. Però questo cosa vuol dire? Ovviamente non vuol dire tu hai ragione e anche tu hai ragione, non può voler dire questo, può voler dire due cose. Uno, un problema di atteggiamento, capire le opinioni. Attenzione, non è detto che quel midrash si riferisca, che il passo di quello che dice Rashi si riferisca alle opinioni, perché non è soltanto un problema di opinioni. C'è un famoso, una famosa citazione che si fa spesso per indicare il pluralismo ebraico, cioè addirittura una sentenza della Corte Suprema israeliana che lo fa per, lo cita per indicare il pluralismo ebraico, ed è un passo del Talmud che dice che Shem se parzufem shonim de otem shonot, come i loro volti sono diversi, le loro deot sono diverse. Allora, cosa fa la sentenza? È come viene sempre presentato questo passo. Questo passo viene presentato sempre in questo modo: come i loro volti sono diversi, le loro idee sono diverse. Quindi la differenza di idee è presente. Una grande intellettuale israeliano, che purtroppo adesso non sta bene, che è Abiezer Gavitsky, stato professore all'Università di Jerusalem per molti anni, dice che in realtà quella sentenza stravolge il passo. Perché? Perché in realtà quel passo non parla di idee. La parola deot nell'ebraico medievale, nell'ebraico del Midrash, non vuol dire idee, ma vuol dire tendenza del carattere. E quindi in realtà quel passo vuol dire che le persone sono diverse da un punto di vista caratteriale. Attenzione però, questo è importante, è ugualmente importante. Io ho a che fare non solo con persone che hanno opinioni diverse, ma che sono diverse come persona, che hanno caratteri diversi. Attenzione, anche i caratteri diversi molto spesso caratterizzano un'epoca, cioè i caratteri diversi del Medioevo non sono i caratteri diversi di oggi, non è uguale la faccenda, e quindi io devo riuscire a capire questi caratteri diversi. Qual è l'atteggiamento che dovrei avere? Beh, innanzitutto un atteggiamento moderato, nel senso che devo non devo fare necessariamente la guerra mondiale ogni volta che trovo qualcosa che non mi piace. C'è una cosa che dice Menachem Mendel Mikotsk, però la dico solo così senza spiegarla, che capisce bene se no non vado avanti, che in realtà in quel passo, il passo della parasha di Pinchas, il passo in cui Moshe chiede unisce alla Eda, e dice che in realtà Moshe aveva già scelto l'uomo per comandare il popolo ebraico ed era proprio Pinchas, però poi decide, dopo quello che fa Pinchas, che non è la persona adatta, che non è la persona adatta, okay, Pinchas fa un gesto molto estremo, diciamo questo senza entrare nel passo perché sennò veramente non riusciamo, fa un gesto molto estremo. Attenzione, un gesto molto estremo che viene lodato da Dio, però che secondo Menachem Mendel Mikotsk rende Pinchas non adatto a fare l'Ishalaida. Okay? Che può essere anche un passo, un gesto che può essere lodato da Dio, ma nonostante questo non farne di lui un Ishalaida. Questo è un elemento. Secondo elemento, invece, è esattamente opposto. Deve essere in grado di scegliere, deve essere in grado di capire, ma deve essere anche in grado di fare delle scelte. Questo lo dice, è l'unica citazione che faccio, il Chatam Sofer. Chatam Sofer che tra l'altro vive l'Ottocento, con tutti i problemi dell'Ottocento, è uno dei grandi oppositori della Riforma, per esempio. Il Chatam Sofer dice, il
liscia la realtà deve essere uno in grado di fare le scelte, cioè deve essere in grado di guidare le persone e non di essere guidato dalle persone. Questo è il problema. Ricorda a questo proposito due cose di quel passo lì. Le due cose sono che Moshe dice: in modo che la comunità non rimanga come un gregge senza un pastore, ma un pastore è colui che guida le pecore, non colui che è guidato dalle pecore. Due, l'altra caratteristica che deve avere l'Isharedà è Asher Olech Lifnem, che va davanti a loro, non che li segue, che va davanti a loro. Quindi deve essere in grado di andare davanti a loro. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche che deve avere una guida. Ovviamente il modo di declinare queste caratteristiche variano da epoca a epoca, variano anche da personalità a personalità, perché poi i rabbini sono diversi, le persone sono diverse. Concludo con questo, c'è un bellissimo esped, un discorso funebre di Rav Soloveitchik su un rabbino hassidico. Soloveitchik dice questo, dice, ricordo che Soloveitchik appartiene alla tradizione decisamente non hassidica, dove fa parte della famiglia di Brisk, la famiglia dei Mitnagli, una famiglia di oppositori al hassidismo. E lui dice questo, dice che ero molto legato a questo Rav, perché questo Rav era l'esatto opposto di me, era l'esatto opposto, l'atteggiamento era esattamente opposto a quello mio, e questo mi ha legato particolarmente a questo Rav. Ecco, le persone sono diverse, dopodiché però quello che ho detto prima credo che rimanga. Grazie. Grazie a Bebim anche per questi spunti di riflessione su come deve essere ora. Aggiungo, mi metto a aggiungere una cosa, però non mi ricordo chi l'ha detta, che rispetto al passo che Bebim ha citato, su cui si è concentrato, della nomina dell'investitore rabbinica di Giosuè, e la dove aggiunge quell'altra qualità che dice un capo che sceglie insieme, che li faccia uscire e che li porti. Cioè, come a dire, a volte è facile per un capo mandare i suoi sudditi in battaglia, no? Cioè, andate tutti a combattere, fate questa battaglia politica. C'è la grande capacità di un rap e di qualsiasi leader, quello di portarli a casa sani e salvi, cioè di questa battaglia, di non lasciare troppi morti e feriti, cioè in qualche modo anche di tenere unita la comunità, cioè soprattutto per salvarla da troppi danni e troppe perdite, per cui che li faccia uscire, ma li faccia anche rientrare. Se ci sono domande veloci, che potete pure ai nostri oratori. Prego. La prima domanda è: la solitudine dei rabbini, non è che ci sono tanti esempi tipo Moshe, i re e così via, che sono stati molto molto soli, è facile da dire ma molto difficile da vivere, è una responsabilità profondissima che non ha limite. E un'altra cosa, qual è la differenza sottile tra giurisdizione ebraico e etica ebraica?
E poi un'altra cosa, dove c'è il limite di contatto con estreme differenze delle persone e per capire quella onda su quale ci siamo, non so se mi spiegate bene. Intanto vi spieghiamo. Altre domande? Andiamo a risolvere la vecchietti. Un'altra lezione. Il compito più facile, La solitudine del Rav è una cosa che esiste realmente. Io non so se sia una caratteristica del nuovo ruolo del Rav o se in qualche misura sia sempre esistita. Forse la differenza è che una volta la solitudine del Rav era quella di chi aveva bisogno che la gente facesse delle domande, aveva bisogno dello stimolo per poter dare. Oggi invece molte volte è una solitudine che lo investe personalmente, ma ahimè investe anche la sua famiglia, perché molte volte quando il Rav è l'unico o uno dei pochissimi che vive in una certa maniera, vive secondo la halakha, vive nel rispetto delle mitzvot, si trova spesso a non avere persone che capiscano le sue esigenze, si trova di fronte, o più ancora i suoi figli si trovano di fronte a degli amici, dei compagni, che sono amici sì, ma uscire insieme no, perché non può mangiare, non può bere niente, invitarlo no, perché la casa non è kasher, stare a chiacchiera, beh, ma dedica tanto tempo allo studio, chissà se gli interessano delle cose normali come il cinema, la tecnologia e via discorrendo. È una solitudine anche proprio fisica, reale. Quella che è la solitudine invece del maestro è una solitudine superabile, perché il Rav deve sapere che non può chiudersi in una torre d'avorio, che il suo studio deve portarlo verso la gente, quindi esiste, ma deve lui essere il primo a combatterla. Giurisdizione e etica. Quando studiavo a Yerushalayim in Yeshiva c'era un insegnante, Rav Zimmerman, che diceva che noi non abbiamo un'etica, noi abbiamo delle mitzvot che sono uno strumento per vivere e per far vivere una vita etica, ma non esiste un'etica avulsa dalle mitzvot e quindi neanche dalle halachot. La halakha, anche il ruolo di giudice è basata su normativa, e questa normativa crea un mondo che vive in maniera etica. Esiste anche un'etica non religiosa, è un altro discorso. Può esistere, ma quanto è più faticosa. No, su queste no.
Voglio dire, niente, chiedo, condivido quello che ha detto, volevo soltanto aggiungere due cose. Uno, credo che in questo le cose cambiano a seconda dell'epoca. Io sinceramente su questo, io non credo che le epoche siano paragonabili da molti punti di vista. Anche a proposito di questa faccenda della solitudine, sono solitudini diverse. So, c'è una cosa che dicono i Chachamim proprio sul passo citato. Fra Mosè che passa a Yeshua, ci sono gli anziani dell'epoca che si lamentano quando la guida passa da Mosè a Yeshua, perché il livello è chiaramente, nettamente calato. Cioè, mi dicono il volto di Mosè è come il volto del sole, il volto di Yeshua è come il volto della luna. Ok, quindi vive di luce riflessa, non è più il sole. Però nonostante questo la guida passa a Yeshua, e l'idea, attenzione, è che Mosè non potesse guidare, non potesse più essere la guida doveva essere Yeshua. Perché? Perché a un certo punto a Mosè gli ebrei hanno paura di avvicinarsi. Mosè è talmente in alto che a Mosè hanno paura di avvicinarsi. C'è bisogno di qualcuno di livello inferiore. C'è bisogno di qualcuno a cui non si abbia paura di avvicinarsi. Non è bellissimo come cosa, però è così. È così. E quindi in realtà in quel caso è diverso. Mosè è solo perché superiore, Yeshua aveva una solitudine diversa. Dico una cosa molto banale sulla solitudine. La solitudine nasce proprio da, non rispondo alla sua domanda, però nasce nel momento in cui si prendono delle decisioni. In cui si deve prendere una decisione. Finché non sei nella condizione di prendere decisioni, nel momento in cui non tocca a te prenderle, in quel momento riesci volendo essere simpatico a tutti. Quando invece devi prendere delle decisioni, quello è un momento problematico, e quello è un momento in cui rischi di essere solo. Questo è il problema, e questo è un problema molto semplice, non è di grande livello filosofico, ma è il problema di quello che è messo in un ruolo in cui la decisione deve prendere. E questo non è facile, e questo è un problema che c'è sempre, nel senso che c'è all'epoca di Mosè e c'è oggi, con livelli ovviamente abissalmente diversi, però c'è, continua a esserci lo stesso problema. Grazie. È curioso che la paracia che abbiamo letto Shabbat è l'unica seconda volta che la Torah dice l'ottobre, questa non è una cosa buona, proprio quando entrò ai prove a Mosè, di non decidere tutto da solo, di non guidare il popolo tutto da solo, ma di condividere questa leadership, no? Ricordo a tutti che martedì prossimo c'erano due rabbinim, Rav Spagnoletto e Rav Colombo con i Rav Gamini, che parleranno di un libro scritto da poco da Rav Spagnoletto, Detti e Contraddetti del Talmud. Buonasera, grazie.